persone con cui parlo. Allora, io saluto naturalmente tutti quanti voi, tanti amici, tante persone che ci conosciamo, tante persone nuove per me. Saluto naturalmente chi sta qui a questo tavolo ed un saluto particolare naturalmente al mio caro amico Michele Pinto. Da un po' di tempo, credo un paio d'anni, Michele ragionava sulla ipotesi di mettere intorno a un tavolo un po' le persone che o per fatti istituzionali, cioè i sindaci, o per fatti istituzioni più alte, cioè il Parlamento, si sono impegnati, hanno lavorato con proposte di legge o comunque lavorato sulla, mi piace dire, sull'unità di questo territorio, di questa zona. Poi l'occasione si è spostata più in avanti perché lui stava lavorando, ma questo non ce l'aveva detto, stava lavorando sulla predisposizione di questo ultimo suo pregevole lavoro. E quindi l'occasione l'ha spostata in avanti. E io, se permettete, proprio perché è mio caro amico, io non posso non esprimergli la gratitudine perché ha pensato di coinvolgere anche me. Io, dopo la mia esperienza politica istituzionale, sono, come dire, tornato alla vita privata, quella professionale e quella di nonno, diciamo così, di nonno. E quindi queste occasioni sono anche belle, nel senso che forse si riesce a ragionare con maggiore distacco rispetto a quando si è in prima linea. E nell'affrontare, credo che un po' di distacco ci sia anche in lui, in Michele Pinto. Noi abbiamo avuto tante cose in comune: la militanza nell'ambito della scuola che sperimenta, che opera, che favorisce la predisposizione delle riforme dopo aver operato, cosa molto diversa rispetto a quello che si vive oggi. È anche in comune, ma non negli stessi partiti, anzi, allora eravamo partiti diversi, ma l'impegno in politica come tante persone che ci sono, politica come servizio, come impegno, come quella famosa frase, mi pare, io l'inglese non lo conosco tanto, che stava sulla scuola, sull'ingresso della scuola di Don Milani: I care, me ne interesso, mi interesso di me stesso e della comunità, voglio dare un contributo per la mia comunità. Questo è lo spirito che guidava me, allora giovane collega rispetto a Michele, e dirigente politico del Partito Comunista Italiano, e Michele Pinto, dirigente politico nonché amministratore della Democrazia Cristiana, e che però, pur da, come dire, posizioni ideologiche diverse, si portava a discutere, a operare insieme e a discutere che cosa si può fare. E il lavoro che fa, che produce Michele, io vedo in lui, in questo lavoro, vedo grande lealtà. Grande lealtà nel dire le cose come pensa, con la prudenza, io sono d'accordo con quello che dice il sindaco, ma comunque dicendo alcune cose. La provincia. La storia è lunga, io stesso, io ti devo ringraziare Michele, perché grazie a questo libro sono ritornato indietro e ho potuto appurare fatti storici importanti. Le prime deliberazioni, ad esempio, del Consiglio Comunale di Melfi nel 1866, è una lettura, io, chi avrà possibilità, chi la vorrà leggere, è una lettura di una grande poesia. Forse i segretari comunali di allora si dilettavano
Non credo che fosse, perché io immagino che i consigli comunali, è vero che c'era una grande borghesia che governava i comuni, ma c'erano anche una parte del, diciamo, del mondo del lavoro, alcuni rappresentanti che esprimevano i sentimenti, le emozioni, i bisogni, e poi quei segretari comunali che usavano una terminologia, ebbene, e la storia viene da lontano, appunto 1866 eccetera. Ma pur saltando, e anche allora non c'erano problemi, all'inizio perlomeno non c'erano problemi e difficoltà di, come dire, di divisioni, perché una cosa fondamentale è questo fatto che la esigenza di una, come dire, di un governo di un territorio unitario, non in contrapposizione ad altro, ma per far contare di più un territorio, questa esigenza delle volte scontrava con, come dire, con le cose più che parlavano alla pancia, non all'intelletto. Il problema è che sono state la base anche di lotte di campanile. Il problema, certo, che cosa significava la provincia? Da parte di io come presentatore di disegni di legge, sia alla Camera prima che al Senato dopo, aveva alla base era quella di dire: noi abbiamo una realtà diversa, la legge 142 del 90 stabiliva che c'era scritto che di norma una provincia deve avere 200.000 abitanti, e tuttavia non di norma, proprio perché era di norma, non ti vietava la possibilità di poter creare le condizioni di poter avere anche una realtà istituzionale diversa con popolazioni leggermente inferiori, intendendo che l'idea diciamo dei nostri padri era quella non soltanto di allargare il Vulture, Melfese, Alto Pradano, ma di allargarlo anche alla provincia dell'Avellinese, perché abbiamo avuto poi le deliberazioni precedenti eccetera, e quindi questo spirito era lo spirito di come questo territorio, queste popolazioni, queste amministrazioni comunali, questi cittadini possano dare un contributo allo sviluppo della Basilicata, una visione policentrica, non in una posizione dove ci sono solo in Basilicata due realtà. E sia chiaro, io non parlo della città di Potenza come se fosse cittadina, di scelte, diciamo, di carattere politico che erano orientate, oggettivamente erano orientate nello sviluppo intorno a Potenza, pur con l'idea di Potenza, città, regione, eccetera, e Matera, dimenticando che c'è una realtà molto forte, che è quella del Vulture Melfese e quella anche del Lago Negrese, anche del Lago Negrese. Questo problema però nel passato hanno portato sempre, forse perché c'era la ricerca dell'ufficio, forse l'ufficio, gli uffici, non erano come il servizio, veniva visto da chi magari aveva una certa concezione politica come la risposta di carattere occupazionale, oppure addirittura la targa, che tipo di targa? Io ho notato però, che io insisto, i nostri padri, che pure nelle nostre realtà abbastanza lontane, 1950, non c'era la spaccatura e la divisione tra ad esempio Melfi e Rio Negro, perché di fronte alla proposta della provincia di Melfi fatta da quel consiglio comunale della mia città, c'è una grande discussione, c'è scritto qui, una grande discussione in consiglio comunale rispetto a come aderire o non aderire, e come c'era, forse perché era il risultato dopo la seconda guerra mondiale, dopo la liberazione, c'era uno spirito unitario. Poi mi permetterete di leggere un attimo, anche perché io ho avuto il piacere di conoscerlo quando ho incominciato a fare politica,
un carissimo consigliere comunale che si chiamava Gennaro Laus. Gennaro Laus era, se non sbaglio, un mio compagno di partito, consigliere comunale, che di fronte al problema e alle possibili divisioni che potevano nascere, scrive, interviene in consiglio comunale e dice, quindi prese la parola il consigliere, dice Michele, Gennaro Laus, il quale in ordine alle dichiarazioni formulate ai consiglieri Grieco e Sicuro propone che ad integrare i voti da essi espressi siano a luogo interpellati tutti i comuni interessati, perché in un clima di assoluta libertà esprimano il proprio parere sull'opportunità di designare Melfio Rionero a capoluogo. Qualunque sarà la risoluzione di maggioranza dei comuni interessati, questa amministrazione, in omaggio ai sani principi della risanata democrazia, dovrà accettare la risoluzione di maggioranza senza formulare ulteriori riserve ed eccezioni. Quanta lungimiranza, quanta saggezza in questi interventi, quanta saggezza. Non altrettanta saggezza ritrovata negli anni successivi, quando addirittura, non mi riferisco a Rio Negro soltanto, mi riferisco anche alla mia città, quando di fronte a proposte, a discussioni, eccetera, rispetto alla provincia, si organizzavano scioperi e manifestazioni. Addirittura nel 1960 ci sono stati arresti a Rio Negro, addirittura, perché c'era chi lavorava per dividere, non per unire. E se volessi fare un riferimento abbastanza recente, ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, quest'area ha espresso, anche dal punto di vista politico-istituzionale, presenze in Parlamento, non ci sono dubbi, a incominciare da Giustino Fortunato, eccetera, ma anche, andiamo al recente, al più recente, la presenza del mio maestro, se mi è permesso, Nino Capice, io sono uno degli allievi, alla presenza sempre nell'area nostra di Scutari, se penso al nostro territorio, a Dollello lo Spinoso Severini, a Elvio Salvatore, ai consiglieri regionali nella prima legislatura regionale 1970, questa zona esprimeva credo intorno a 5-6 consiglieri regionali. Guardiamo oggi, io non esprimo valutazioni rispetto a chi è stato eletto e a chi non è stato eletto, io esprimo invece una mia preoccupazione, cioè come quest'area non è più rappresentata istituzionalmente per quello che può dare, per quello che rappresenta. Ma questo è responsabilità anche di questo territorio. Oppure un'altra cosa, perché poi con gli anni le cose sono cambiate, forse le nuove generazioni hanno inciso in senso favorevole e positivo. Io ho letto il giudizio che esprime, e vi inviterei a leggerlo, che esprime rispetto a una certa, diciamo, classe politica che ha portato alla divisione. Pagina 241, Michele Pinto dice...